No, finanziamento, il programma accedere o meno, come se è sempre scritto il fatto perché no, perché noi in questi anni, io questo qua, purtroppo gli organi di stampa magari in questi anni non hanno fatto rilevare, io ho preso atto che noi in pratica con questo fondo potevamo dare incarichi progettuali al fondo di rotazione in maniera legittima. In maniera legittima, perché oggi in questi anni l'ufficio tecnico ha operato nell'illegalità totalmente. È giusto che io sono assessore, è giusto che venga scritto, così magari mi contestano quello che dico, perché gli incarichi sono stati affidati in maniera illegittima. Noi invece con questo fondo di rotazione volevamo fare la procedura normale. Si chiama il professionista, si affida l'incarico, si paga la parcella e si inizia a operare. Invece in questi anni gli uffici, gli incarichi, le progettazioni li faceva l'ufficio tecnico. So, vi devo spiegare dove questo studio, dove in pratica l'ufficio che fa i progetti. Chiusa parentesi, poi se qualcuno magari me lo spiega, degli ex amministratori o se a me mi dovesse chiamare qualche organo, sono disposto a fare tutte le dichiarazioni opportune nel merito, visto che è passato anche sto messaggio che noi andiamo all'esterno, perché noi volevamo andare all'esterno, perché volevamo fare le cose previste per cioè legge, con un bando regolare e affidando l'incarico. Invece in questi anni non è stato così. Se qualcuno mi smentisce o se qualcuno osa denunciarmi, io vorrò chiarire quello che voglio dire. Se ha torto prenderà perché oggi noi da oggi in poi vogliamo fare chiarezza. Fino a oggi siamo stati, diciamo, rispettosi nei confronti delle istituzioni, ci siamo limitati a fare soltanto azione nell'aula consigliare, a farci l'interrogazione, a farci la nostra mozione, io ero l'opposizione, ma non ho cercato mai di mettere in difficoltà amministrazione, andando contro i cittadini, andando contro i servizi, ho sempre fatto il consigliere nell'interesse della città, senza andare oltre, mi sono limitato in consiglio comunale. Oggi prendo atto di tante cose in quanto assessore, di molte note che io contestavo in passato che magari non avevo l'opportunità di visionare, oggi ho la mia visione è molto più ampia. Questo però non lo prenda come vanto. No. Questo è un danno che ha fatto ai giornali, perché lei più cose racconta più i giornali scrivono. No, i giornali ho fatto. Cioè, lei deve darci argomenti perché ne ha dato scrivere. La mia visione quindi lei ci racconta tutto, così come fanno tutti gli altri. La mia visione tutti i giorni tutti scrivono. La mia visione rispetto a 3-4 mesi fa è molto più ampia. Il mio bagaglio di conoscenza è moltissimo. Prendiamo atto. Mi pare che l'assessore volevo fare un inciso soltanto. La scuola è interessante perché uno degli argomenti su cui la tiene più sensibile. Faccio un esempio per tutti. Vi faccio l'esempio dell'Istituto Comprensivo Cesario. Il dirigente si è insediato adesso, giustamente arriva il nuovo dirigente, il dottore Messinese, fa un elenco di urgenze, di manutenzioni straordinarie che vanno fatte agli edifici scolastici. Le cifre sono importanti, ci siamo confrontati anche con l'architetto Zincares, che adesso si occuperà di questo tipo di problematiche. Di fatto i soldi non li abbiamo, cioè noi non potremo, l'architetto diceva stamattina, la situazione si fa critica. Per cosa, scusi? Per la manutenzione, interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento degli istituti scolastici comprensivi sono rimasti. E voi avevate previsto quanto? 2.900 euro. C'è stata una diminuzione di 10.000 euro, noi 25.000 euro abbiamo previsto. E un altro problema delle scuole che abbiamo fatto, per esempio, l'istituto comprensivo è il verde, la manutenzione del verde, perché le scuole da noi, soprattutto per poter far uscire i bambini e farli giocare, hanno la parte esterna con il verde e le piante. E ci sono delle palme che mi fanno presente che, per esempio, l'istituto complessivo Cesare sono cadute da 3 anni, non sono state mai rotte. Ma se giustamente all'assessore Pulea non danno la possibilità di spendere per la manutenzione del verde, io non posso permetterlo nelle scuole. Noi l'abbiamo fatto con gli operai del comune, anzi, una cosa importante che la stampa deve sapere, noi in questi mesi ho fatto fare tutto con gli operai del comune, spendendo soltanto i soldi dello straordinario. Ora vediamo come poter
pagandolo e in più spendendo il gasolio e mandando gli sfalci in discarica. Queste sono le spese vive che ci sono, loro andavano all'esterno, loro considerano il fatto che solo per Villa Bianca e Villa Falcone spendono 60.000 euro soltanto per gli sfalci, non per la foto degli alberi, alla ditta esterna, alla ditta, no, 60, in più andavano e la bolletta del lato è arrivata a quel punto, quel sì, punto. No, la bolletta no, perché loro hanno fatto una serie di servizi integrativi, dopo la bolletta il piano finanziario del lato del 2005 era intorno a 2.400.000 euro, è arrivato a 3.500.000 il nostro piano finanziario, perché facevano servizi integrativi che molti erano sul verde, in pratica sul verde a Sant'Anna ci costava 600-500.000 euro l'anno, ma di fatto era come era prima, comprende, fatiscente, sembrava tutto. Noi in pochi mesi abbiamo realizzato quello che abbiamo fatto con poche risorse, abbiamo fatto intervenire su tutta la città, da oggi siamo fermi perché qua c'è anche il signor Verzi che ha operato in questa squadra che era coordinatore. Ha dovuto consegnare le teste e le schede perché non abbiamo neanche i soldi per mettere la benzina. Autobus, in scuola bus, quindi...